24 settembre 1970. Muore a 81 anni Angelo Rizzoli, imprenditore, editore e produttore cinematografico. Intraprendente e coraggioso, a 20 anni fonda una piccola casa editrice. Nel 1927 acquista dalla Mondadori il bisettimanale Novella, trasformandolo in un periodico femminile che raggiunge la tiratura di 130.000 copie. Nel 1949 inizia a pubblicare i classici della letteratura a prezzi popolari. L'ultimo amore del Commenda, come viene chiamato a Milano, è il cinema. Con la sua Cine Ritz produce film come La dolce vita e Otto e mezzo di Federico Fellini.